aspettano sempre tutto e nessuno mi chiede che voglio io. Mi sento sbagliata in un mondo perfetto, su di un burrone senza parapendio. Quando dico non è niente di importante, mi rendo conto che non me ne importa niente. Ma ogni mia emozione lascerà l'impronta sul cemento fresco e rimarrà per sempre. Mentre il mondo mi va stretto come un cappio che mi stringe forte fino a che non scoppio. Devi fare, devi dire, devi dare, anche quando non vorresti che scappare. Basta catene, è arrivata l'ora di volersi bene. Eccoci, ciao Letizia. Ciao, buonasera a tutti, ciao Giuseppe. Buonasera, allora oggi ti dicevo mi fai fare l'intervistatore, una cosa che ultimamente mi stava capitando. Buonasera a tutti amici di Calabria Sona. Oggi ci trovate in una veste un po' diversa, un po' particolare, perché come Circuito Calabria Sona, come Rete Calabria Sona, che comunque aiuta, sostiene sempre la musica che nasce in Calabria, abbiamo accettato l'invito, o comunque la necessità di ospitare Letizia Pagano, una giovane artista calabrese ovviamente, che nella sua carriera, insomma nella sua vita artistica, anche se giovanissima, ha avuto una serie di successi, ha pubblicato diversi dischi, e oggi si trova a poter sognare di partecipare al Primo Maggio di Roma, che, anche se nonostante la pandemia si farà in una forma ovviamente diversa, come tra l'altro è stato l'anno scorso, però c'è questa possibilità con il Primo Maggio Next di poter
rappresentare la sua musica e rappresentare anche la nostra regione. Quindi questa sera vi rubiamo davvero pochissimo tempo, giusto per farvi conoscere Letizia e per invitarvi a sostenerla. Nei commenti avete il link dove si può votare, è molto semplice, basta cliccare e niente. Quindi Letizia, ciao, buonasera. Buonasera Giuseppe, grazie per questo invito. Come dicevi tu, appunto, ho avuto la possibilità di essere selezionato tra questi 50 artisti che potranno esibirsi sul tre di questi sul palco del primo maggio. Quindi per tutti noi, ovviamente per tutti gli artisti che si sono presentati, per me in particolare sarebbe veramente un'occasione molto grande, specialmente in questo periodo dove purtroppo i live ormai è da 2 anni che non li vediamo più, quindi sarebbe anche un modo per ricominciare. Bene, bene, ma allora come ha funzionato? Mi pare che siano arrivate oltre 800 o forse più candidature. Sì. Migliaia, e poi più di 1000 candidature, sì. Le iscrizioni sono partite già da febbraio. Poi giusto una settimana fa è arrivata questa notizia dei semifinalisti, quindi hanno fatto questa scrematura di tutte le proposte che gli sono arrivate. Che è già un bel risultato, insomma, tra 1000 proposte arrivare fra i 50, che insomma adesso grazie alla votazione online e grazie ovviamente a una giuria molto qualificata potranno insomma partecipare alla finalissima a Roma. Abbiamo ascoltato il brano con il quale sostanzialmente ti sei presentata appunto alla candidata a questa bellissima manifestazione, ma da dove arriva questo brano? Da dove arriva? Arriva un po' dalla mia voglia di voler scrivere una canzone che non fosse prettamente d'amore, quindi arriva il mio incontro con un autore, Danilo Amelio, con cui ho collaborato, quindi ho espresso un po' tutti i miei pensieri, i miei sentimenti, e lui e insieme abbiamo scritto questa canzone, diciamo, un po' autobiografica. Quindi una canzone sostanzialmente che parla un po' di me, della mia voglia di voler realizzare i miei sogni, quindi di non essere sempre ancorata a persone che magari possano decidere per te, possono giudicarti, ostacolarti, ma cercare di in qualche modo di farcela, e quindi di rappresentare un po' il mio mondo, quello che vorrei essere. Sì, poi tra l'altro fa parte di un disco che è uscito l'anno scorso, se non sbaglio, quindi sostanzialmente ha anticipato un po' la pandemia, sì. Come per tutti noi, insomma, avevi speranza di poterlo promuovere, di portarlo in giro nelle piazze. Purtroppo. Dopo una settimana ci hanno chiuso, quindi diciamo che è stato chiuso un po' nel cassetto, però fortunatamente ti ha fatto accedere a questa importante vetrina. Qualcuno ci chiedeva se è Cosenza, ovviamente sì, nel video è Cosenza. Sì, tu invece sei il ponte di Cosenza, tu sei di Vibo invece, giusto? Io sono di Vibo, però il videoclip l'ho girato a Cosenza. Ma allora, ovviamente mi piace ricordare che oltre ad essere una cantante sei una musicista, nel senso che comunque stai studiando, sei iscritta, mi pare, al conservatorio, giusto? Sono iscritta al conservatorio di Nocera e quest'anno dovrei laurearmi finalmente, quindi hai deciso di intraprendere questa vita sostanzialmente, vuoi essere un artista, insomma, vuoi cercare, e non potevi scegliere il periodo migliore. Esatto. Vabbè, no, ma a prescindere dalle battute, a parte le battute, è sempre bello coltivare i propri sogni. Poi in Calabria stiamo anche provando a dare un'opportunità in più per fare questa vita e cercare di portare degli ottimi risultati. E, cosa ti volevo chiedere? Come si chiamava l'album dell'anno scorso? Si chiamava Libera, se non sbaglio. L'album si chiama proprio Libera, che è Libera del singolo che ha dato il titolo appunto all'album, che contiene 8 pezzi. Otto brani. Singolo. Sì. Quindi chi vuole ascoltarlo lo trova ovviamente su tutte Spotify, le piattaforme digitali, su tutti i canali, tutte le piattaforme. Tra l'altro noi stiamo anche su Calabria Sona TV, grazie al nostro editore Salvatore Gaetano e tutta la squadra, stiamo mandando da un po' di tempo questo
video, e quindi la gente ormai penso che gli amici di Calabria Sona ti conoscano. Sostanzialmente noi lo ripetiamo, basta andare nei commenti vi abbiamo messo il link Link. per poter, anche perché lo vedete sotto, però è un po' complicato, andate comunque sul sito del 1° maggio, 1M Next, e potete comunque dare la vostra preferenza a Letizia. Io volevo solo dire una cosa: c'è anche un altro nostro amico calabrese che sta Assolutamente sì. partecipando, l'ennesimo. Facciamolo in bocca al lupo pure a lui. In bocca al lupo a Ci tutti e siamo anche due. votati a vicenda, tra l'altro, quindi. Bravi, bravi. Quindi noi salutiamo anche l'ennesimo e tutti gli Assolutamente. amici che lo producono e che lo sostengono. Quindi massima solidarietà e amicizia Assolutamente sì. nella scena musicale calabrese. Allora, Letizia, vogliamo far sentire un altro brano? Noi abbiamo aperto con un brano. Diciamo il videoclip ufficiale, ma tu ci hai preparato due brani, che poi uno è sempre libera, perché In ovviamente versione è il acustica, singolo sì. che partecipa, sì, in versione acustica, con un Con il tastierista tastierista del mio gruppo, Francesco Pappaletto, sì, si è che prestato quest'anno per me. Ti ringraziamo, ringraziamo. che E permettimi ringraziamo, si è anche, scusami, prestato con. Giuseppe, di ringraziare anche tutti gli altri musicisti che purtroppo per restrizioni legate al Covid non hanno potuto partecipare. Però ti ringrazio comunque e spero di vederli presto. Sulle piazze, speriamo di vederlo sulle Esatto, piazze. speriamo. Ok, quindi voglio mandare l'altro video che tu hai preparato, questo brano. Perché hai scelto questo brano? Dillo tu di quale si tratta. Ma ho scelto questo brano un po' per omaggiare questo nostro cantautore calabrese che poi vabbè, si è trasferito a Roma. A noi è piaciuto fin da subito. Noi, diciamo, l'anno scorso con i miei musicisti abbiamo cercato di fare un po' un omaggio a tutti i cantautori, quindi questa era la canzone del nostro repertorio. Poi siamo molto amanti di questo genere di musica e abbiamo cercato a modo nostro di poter fare una piccola versione di A mano a mano. Ok, grazie, ci rivediamo fra poco e Perfetto. continuate ovviamente a votare Letizia sul sito del 1° maggio Next. Neanche l'inverno potrà mai gelare.
e sopra il suo viso lo stesso sorriso. Allora, Letizia, grazie. Sì. Ci vorrebbe l'applauso, ma te lo facciamo virtuale. Non ho i tastini. Non ho i tastini. Allora, Letizia, io non sono avvezzo ai complimenti, però gli amici sicuramente te li faranno, te li staranno facendo, grazie, collegati e ti sosterranno sicuramente in questa avventura. E, leggevo un po' il tuo curriculum, cioè sembrerebbe che sei nata nel 70, in realtà no, sei giovanissima. No, dicevo per il curriculum ovviamente. Nel 2013 hai già partecipato al tour della canzone italiana nel mondo, poi sei stata semifinalista al Festival di Castrocaro e finalista al Video Festival Live. Hai partecipato a Sanremo Doc, insomma, hai aperto un po' di concerti in Calabria, ovviamente, di alcuni grandi artisti: Alejandro Baldi, Herman Metal, Marco Masini, Pupo, Paolo Meneguzzi. Insomma, sei stata comunque, ovviamente, anche se giovane, ti auguriamo tanti altri grandi successi. Però ti volevo chiedere: uno, La canzone di questo album, degli otto album, degli otto singoli, secondo te dopo Libera cosa ci aspetta? Ci aspetterà qualcun altro? Uscirà qualche altro? O stiamo lavorando a qualcosa di nuovo? Qualche mese fa del secondo singolo è la stessa strada. Però adesso quest'album, diciamo, per me è un po' finito, nonostante non è stato ben pubblicizzato a causa del Covid. Io vorrei iniziare a fare anche qualcosa di nuovo, ecco, quindi stiamo lavorando per fare altri brani. Benissimo, quale strada ti piacerebbe intraprendere? Cioè dove stai andando musicalmente? Ma sicuramente sempre quella del pop, però magari vorrei avvicinarmi più al linguaggio più giovanile, avvicinarmi un po' ai ragazzi, a questo mondo dei suoni moderni, di linguaggio moderno. Ma stai già scrivendo qualcosa? Qualcosina, sì. Hai avuto molto tempo, diciamo. Per riflettere. E per scrivere, ovviamente. E, cosa state preparando in realtà, se si dovesse comunque ovviamente riaprire? Sicuramente avremo possibilità quest'estate, anzi lanciamo un appello a tutte le istituzioni o comunque ai comuni di darsi da fare per permetterci comunque di fare eventi e concerti, ovviamente in sicurezza, ma certo, dateci la possibilità di farli, mettetecela tutta, insomma, ecco, cercate di darci la possibilità di dare il vostro aiuto e sostegno a che tutto possa riprendere. Cosa state preparando con la tua band? Che spettacolo state preparando? Purtroppo con la mia band, essendo in zona rossa, al momento ancora non ci siamo visti, quindi adesso siamo passati per fortuna. Ma l'idea qual è? L'idea qual è? L'idea è quella, appunto, come stavamo già proseguendo l'anno scorso, che è andato molto bene, quella di riprendere questi omaggi di cantautori, in più fare diversi medley. Insomma, stiamo preparando delle cose carine. Ok. Allora, Letizia, lanciamo l'ultimo appello a sostenerci, perché c'è tempo fino a sabato, poi si chiudono le posizioni. Sì, sì. È molto semplice, non costa nulla, basta andare su quel sito che abbiamo detto, che li trovate sempre nei commenti, anzi lo rimettiamo. Quindi
un appello fino al 17 per sostenerti. Ma se vi è piaciuto Libera e se volete sostenermi affinché io possa cantare sul palco del 1° maggio, per me è un'occasione davvero importante, potete cliccare sul link e votarmi. Ok, Letizia, noi ci lasciamo con l'ultimo brano che avete registrato con il maestro, che è Libera, poi in versione più acustica, e quindi lo ripetiamo, lanciamo questa, sosteniamo Letizia per quello che è possibile, perché ovviamente ci sarà anche una votazione della giuria di qualità, però noi facciamo sentire il nostro apporto per sostenere questa giovane artista. Grazie Letizia. Grazie Giuseppe, grazie a tutti. Da me si aspettano sempre tutto e nessuno mi chiede che voglio io. Mi sento sbagliato in un mondo perfetto, su di un burrone senza parapendio. Quando dico non è niente di importante, mi rendo conto che non me ne importa niente. Ogni emozione lascerà l'impronta sul cemento fresco e rimarrà per sempre. Mentre il mondo mi va stretto come un capo che mi stringe forte fino a che non scoppio. Devi fare, devi dire, devi dare, anche quando non vorresti che scappare. E basta catene, è arrivata l'ora di volersi bene. Adesso, oh libera, libera, libera di sbagliare, fare giusto, io sì. Adesso libera, libera, libera di cambiare o restare così. Oh libera, libera, libera di sognare o vivere la realtà. Adesso libera, libera, libera e voglio tutto fin quando mi va. Thank you.